Sabato 10 novembre, sono le 6, puntualmente come ogni mattina iniziamo il nostro appuntamento con le notizie oggi. Buona giornata a tutti, buona giornata ai nostri ospiti che già sono in studio, con cui parleremo tra qualche istante. Oggi avremo anche un argomento specifico di cui parlare. Cresce la speculazione attorno alla vendita degli immobili sequestrati, rivenduti a prezzi stracciati. Sono ancora le banche a farla da padrone, banche che pretendono l'immediato pignoramento dell'immobile e lo sfratto del debitore. E aumentano altrettanto vertiginosamente i suicidi. Le motivazioni. Eccoci nuovamente in studio, dunque salutiamo i nostri ospiti, iniziando da Gianni Girotto, che è un esperto e conoscitore di finanza etica. Buongiorno. Buongiorno. Poi abbiamo Federico Bellotto Romanette. Riallacciandomi a quanto abbiamo sentito, ovvero sia quello che stanno facendo le banche. In Spagna, praticamente ci sono sfratti, decine e decine di sfratti ogni giorno, le banche si riprendono le case senza un minimo di umanità, se così vogliamo parlare, le persone vengono sfrattate, ci sono persone che al momento in cui arrivano diciamo così, le forze dell'ordine per eseguire lo sfratto si impiccano in casa, questo è stato proprio alcuni dei casi che ci sono stati e vorrei, io coinvolgo subito Gianni Girotto a cui volevo chiedere. Situazione banche Spagna, ma situazione anche banche in Italia e credo un po' in tutto il sistema internazionale. C'è la Obama che ieri ha detto noi ricchi dobbiamo pagare più tasse perché comunque gli Stati Uniti hanno 50 giorni di tempo, poco più, per riuscire a sistemare una situazione che altrimenti andrà sicuramente nel baratro. Lei si occupa di finanza etica. Sembra un ossimoro, una contraddizione in termini. Cos'è la finanza etica? Sì, non mi occupo di finanza etica, sono socio di un istituto bancario. Si occupa nel senso che conosce l'argomento? Sì, conosco l'argomento. La finanza etica è esattamente quello che la parola vuole dire, cioè usare il denaro come un mero strumento, il denaro non come l'obiettivo da raggiungere ad ogni costo. Da qualche anno a questa parte penso che tutti si siano resi conto che per le banche il denaro è il dio, è l'obiettivo da raggiungere ad ogni costo. Nascono per quello d'altronde. Nascono per quello. In realtà le banche non erano nate per quello secoli fa, erano nate per incontrare chi, incontrare domanda e offerta, chi offriva denaro e chi aveva bisogno di denaro. Però non esistevano le speculazioni finanziarie che sono state introdotte con l'avvento dei computer, perché quello che ha completamente rovinato il settore bancario, l'incremento delle velocità di transazioni, adesso si fanno transazioni migliaia di volte al secondo, ci sono procedimenti in atto perché alcuni computer ricevono le informazioni alcuni millisecondi prima di altri e alcuni millisecondi in questo campo fanno grossissime differenze. E la finanza etica invece è completamente avulsa, non esiste la parola speculazione. Per cui in Italia l'unico istituto bancario che segue questi principi nel 2008 è stato anche uno dei pochissimi a uscire in pareggio l'anno della grande crisi perché non aveva investito neanche un centesimo in quei famigerati hedge fund, prodotti derivati, tutti quegli strumenti appunto speculativi che quell'anno erano scoppiati. Quello che volevo chiedere è questo. In una situazione come quella attuale, siamo in una situazione molto difficile dal punto di vista economico, non solo nel nostro paese, ma credo soprattutto a livello mondiale, che situazione che stanno pagando la classe media e la classe povera, perché non credo che la stiano pagando le classi dei più abbienti. Allora, innanzitutto quanto questo può servire? Perché parlavamo prima di microcredito, no? La possibilità di poter prestare somme che per le banche sono irrisorie e non ti prendono neanche in considerazione, ma che per qualcuno magari è fondamentale. Mm-hmm. E soprattutto perché non si opera in questo senso? Allora, intanto è assolutamente vero che le banche, chi ha causato la crisi non la sta assolutamente pagando, anzi, dal 2008 a oggi un settore in forte crescita di ricavi è il settore bancario. I grandissimi dirigenti hanno visto aumentarsi notevolmente i già loro lautissimi stipendi. Per cui sembra una barzelletta, ma chi ha causato la crisi in questo momento ci sta guadagnando ancora di più. Ancora di più. Tra l'altro, le banche si stanno dicendo perché non lo rifacciamo? Tanto siamo state salvate dal denaro pubblico. Dal 2008 a oggi si parla di circa 13 mila miliardi di dollari pubblici versati nelle casse delle banche che sono private.
Quindi una banca dice, beh ragazzi, continuiamo a speculare, tanto male che ci vada, veniamo salvati dal pubblico, per cui continuano a farlo. Parliamo di finanza etica come soluzione. Beh, in Italia c'è già una banca che, per quanto piccola, sta facendo grandissime cose. In Europa ci sono altri 4-5 istituti che si rifanno a questo tipo di etica. Da alcuni anni si sta lavorando per fonderli assieme, però come sempre bisogna rovesciare l'assunto, nel senso di non dire cosa può fare la finanza etica per me, ma cosa posso fare io per la finanza etica. Perché la finanza etica in questo momento è piccola, è una goccia. Se però mettiamo insieme tante gocce, ecco che viene fuori il mare. Allora, in questo momento l'Istituto Banca Etica ha 40 milioni di euro di capitale sociale. Se pensiamo che una banca come Unicredit ha 30 miliardi, capiamo la differenza spropositata. Per cui il mio appello è, non aspettate che sia Banca Etica a salvare qualcuno, ma intervenite voi direttamente. Qualsiasi banca in Italia per legge può prestare al massimo circa 11 volte il proprio capitale sociale. Quest'anno Banca Etica ha già raggiunto il plafond, ha già prestato tutto quello che per legge può prestare. Quindi l'appello è, entrate in questo circuito virtuoso e lasciate... Immagino che ci sia un incremento considerevole. Banca Etica è una delle pochissime banche che da 2008 a oggi... No, un incremento dal punto di vista della richiesta dei... Allora nel 2008 c'è stato un boom dovuto alla fuga. Cioè c'erano molte persone che venivano da noi perché erano spaventate, temevano di perdere proprio letteralmente i propri soldi presso altre banche che erano decisamente sotto stress. Adesso la cosa si è già calmata. Il dramma è che moltissimi italiani semplicemente non la conoscono. Tutti gli italiani sono arrabbiati con le banche, tutti. Anche, però, anche gli spagnoli abbiamo sentito. Però 9 italiani su 10, e questo posso dirlo per esperienza diretta, non la conoscono, o pensano sia un fantasma, o pensano sia una cosa di beneficenza che non dà garanzie. Invece Banca Etica è una banca a tutti gli effetti, controllata da Banca d'Italia, gestita, che deve rispondere alle leggi e quindi è assolutamente garantita come tutte le altre. Allora, Federico Bellotto, ci fermiamo qui. Sì. Tornando invece ai nostri discorsi, riapro sempre la pagina di Libero perché stamattina sembra che l'abbiano fatto apposta. Le banche hanno già deciso, tanto vale abolire i partiti, votare non ha senso, il nostro destino è scritto dai grandi colossi della finanza e da Bruxelles, se dobbiamo essere commissariati almeno sbarazziamoci della casta. Questo è il discorso che scrive Belpietro proprio sul suo quotidiano. Può essere uno scenario reale questo? Quello che la maggior parte della gente non sa è che a Bruxelles ci sono 700 lobbisti pagati dalle banche, dalle assicurazioni, dagli istituti finanziari. Ma spieghiamo cosa sono i lobbisti? Perché se ne parla molto per gli Stati Uniti, ma da noi è una parola che non... Innanzitutto è un mestiere totalmente trasparente e regolamentato, quindi diciamo che a Bruxelles non è una parolaccia, non è un modo di dire, è proprio un mestiere regolamentato, c'è un apposito registro. Quindi questa persona deve dichiarare esplicitamente da chi è pagato e di chi è il suo portatore di interessi, per chi lavora in buona sostanza. Ci sono 700 appunto lobbisti finanziari, quindi pagati da banche, assicurazioni, che tutti i giorni entrano in contatto con la commissione, con i funzionari, con gli uffici, e quindi spingono una legislazione il più possibile favorevole quindi alle banche. Quindi hanno comunque, diciamo tra virgolette, un potere. Questo è quello che si chiamerebbe il front client, quindi chi sta davanti e spinge. Ma la cosa è estremamente più avanzata, perché dopo la crisi del 2008, che ci si è accorti che naturalmente il sistema finanziario aveva un potere massiccio, la Commissione ha fatto un notevole studio e ha scoperto che in buona sostanza le leggi vengono scritte da esperti che non sono indipendenti ma sono proprio del mondo bancario. Quindi non è assolutamente un'esagerazione dire che le leggi sono scritte dalle banche. Il buon senso ci dice che chi ha i soldi governa. Questo è un punto esclamativo. La BCE è posseduta dalle banche nazionali. Che a loro volta... Le banche nazionali forse non tutti sanno, anzi purtroppo pochi italiani sanno, che Banca d'Italia si chiama Banca d'Italia, ma non è degli italiani, è delle banche private.
Unicredit, Montepaschi, BNL, eccetera, eccetera. Si chiama Banca d'Italia, ma non è la banca degli italiani, è la banca di istituti privati. E ovviamente Banca d'Italia possiede circa un 10% della BCE, il 26% lo possiede la Bundesbank, eccetera, eccetera. E se andate a Bruxelles troverete 700 lobbisti finanziari che tutti i giorni sono lì e lavorano pro banche. Lobbisti, consumatori, zero. Ma ci potrebbe essere questa possibilità, nel senso che i consumatori potrebbero... Certo, certo. Da settembre del 2010 è nata spontaneamente un'associazione che si chiama Finance Watch, la trovate su internet, però per il momento è lasciata alla buona volontà di alcuni soggetti. Non è un Volontariato, insomma. Sì, in buona sostanza, sì. In Italia ci sono diverse associazioni di consumatori, speriamo che si riesca a trovare le risorse per controbilanciare, ma ci sono anche iniziative pubbliche per cercare di controbilanciare questa cosa. Non vorrei parlare di politica, ma dovrebbe essere una priorità della politica, perché abbiamo uno scompenso enorme da una parte di gente che spinge pro banche e dall'altra non c'è la contropartita di gente che invece cerchi di riequilibrare la situazione. Ripeto, stiamo parlando del settore legislativo di Bruxelles e tutti sanno che Bruxelles fa le leggi per tutta Europa. Sentiamo chi ha il telefono, pronto? Sentiamo chi ha il telefono, pronto? Buongiorno a voi tutti, sono Paola da Pordenone. Signora, buongiorno. Buongiorno, io volevo fare una domanda al signore, adesso non ricordo il nome della banca. Allora, io sono anche cliente di una banca, volevo solamente chiedere una cosa, interessi non ce ne sono, però la banca ha mille preoccupazioni, si interessa di sanità, si interessa di denaro alle associazioni, fanno delle convenzioni con l'istituto sanitario, ma la banca, il lavoro della banca non esiste più. Perché io pago un'ira di via di soldi, di commissioni e interessi proprio neanche sognarseli. La banca non potrebbe fare solamente il suo piccolo lavoro di banca e il resto lasciarlo fare alla sanità e via dicendo. Io vi ringrazio e... Grazie, signora. Grazie, buongiorno. Altre attività oltre a quelle bancarie? Normalmente no, banca etica di sicuro non le fa. Banca etica non entra nel settore assicurativo, quindi non ha assolutamente ramo assicurazioni e questo già è una buona cosa. Una domanda, investimenti? Sì, assolutamente sì, abbiamo i fondi, sono socio, sì. I fondi di investimento etici cosa significa? Significa che andiamo ad acquistare in tutto il mondo solo azioni di 300 aziende che sono ultra filtrate in base sempre a criteri di eticità. Quindi intanto abbiamo tutta una serie di criteri esclusivi, quindi assolutamente niente nucleare, niente OGM, niente petrolio e altri settori che riteniamo non etici. In ogni caso l'esame viene fatto da una società terza che appunto va a verificare che l'azienda rispetti l'ambiente, rispetti i lavoratori, eccetera. In tutto il mondo i fondi di investimento di banca etica, che sono gestiti da Etica SGR, acquistano solo 300 aziende. In più facciamo una cosa assolutamente fantastica, scusatemi il termine, che è l'azionariato attivo, azionariato critico, che secondo il mio modestissimo parere è una delle grandi soluzioni ai problemi dello strapotere delle multinazionali. Ci significa che io acquisto azioni di un'azienda non per giocarci in borsa, non per sperare che salgano di valore e quindi domani rivenderle e avere un guadagno. Ecco. No, io acquisto le azioni perché a quel punto lì sono socio, vado nell'assemblea dei soci... E rompo le scatole se serve, ok? Le scatole sia anche in maniera costruttiva, sì, propongo anche delle soluzioni. Tanto per fare un esempio eclatante, nel 2007 Banca Etica è stata la prima ad andare all'assemblea della Telecom a dire ai manager: ma scusate cari signori, se la Telecom è in perdita, perché voi vi siete aumentati lo stipendio? Nel 2008 a Banca Etica, insieme ad altri soggetti che fanno questo tipo di attività, perché per fortuna ci sono altri soggetti al mondo che fanno azionariato attivo, azionariato critico, è andata dalla Cisco americana, Cisco, che è la multinazionale leader nel settore del networking, quindi tutti gli apparecchi che fanno girare internet,
Questa multinazionale aveva avuto un'offerta da parte della Cina di fornire apparecchi taroccati, perché voi sapete che la Cina non vuole che i cinesi vedano tutta internet, ma solo una parte di internet. Magari anche poco volendo. Ecco. Allora, all'assemblea dei soci, per fortuna questa mozione è stata bloccata, Banca Etica è andata con le sue 50.000 azioni e assieme ad altri soggetti ha bloccato questa iniziativa. Quindi fare azionariato critico vuol dire andare e parlare con la propria etica, cercare di bloccare le cose negative e portare avanti quelle positive. E questo si fa con Etica SGR, che è appunto gestisce. Una domanda tecnica rispetto per esempio alle cosiddette banche di credito cooperativo. Sì. Che differenza c'è? Allora, io non sono un bancario. No, ma proprio dal punto di vista pratico direi, perché anche il credito cooperativo c'ha dei soci. Sì, certo. Banca Etica si basa proprio sul proprio statuto, si parla esclusivamente di finanza etica, quindi viene definito che Banca Etica lavora solo in una certa maniera, quindi una testa, un voto, non ci sono pacchetti di maggioranza, massima trasparenza. Nel sito di Banca Etica trovate tutti i finanziamenti concessi, ed è l'unica banca in Italia che nel sito mette tutti i finanziamenti concessi, quindi io posso andare dentro anche se non sono né socio né correntista e vedo i soldi come vengono usati. Non posso parlare delle altre banche, chiedevo soltanto per una questione pratica. Adesso però devo fare il mio lavoro e devo farle una domanda scomoda. Tutto bello, ma cioè c'è un... Io parlo per me, sono socio da 9 anni, ho partecipato a diverse assemblee locali, faccio parte del gruppo di azione, perché fra l'altro è previsto dallo statuto che ogni filiale abbia un gruppo di azione territoriale, che sono semplicemente soci volontari come me, che si danno un po' da fare per supportare la banca e farla conoscere. Beh, ovvio che la perfezione non è di questo mondo, anche Banca Etica ci sarà qualcosa che non va, per carità. Perché voglio dire... E faccio una domanda proprio da consumatore, tra virgolette, da esterno, quindi da non... la parola banca di per sé, soprattutto in questo periodo, da un'immagine non propriamente creativa e non propriamente... Ecco, la differenziazione, cioè... La prima cosa che uno si chiede, il guadagno. Sì, dov'è? Una cosa la posso dire velocemente. Sì. Noi trattiamo un pochino peggio chi è a credito, chi ha denaro... Perché la nostra missione è trattare meglio chi non è a debito. Sì. Allora, siccome stiamo in piedi su un discorso matematico, interessi attivi, interessi passivi, perché non abbiamo il settore speculazioni che ci può coprire le spalle, allora noi trattiamo un pochino peggio chi è a credito, ma trattiamo molto meglio chi è a debito, che è la nostra missione. Poi parliamo anche del microcredito, che è un argomento abbastanza importante. Sentiamo chi ha il telefono. Pronto? Pronto. Girotto, discorso che facevamo prima sulle piccole imprese, no? Eccetera, eccetera. Diciamo così, il vostro utente medio è un utente che si... vostro, perché comunque conosce la situazione, ecco, non tanto. È un utente che si rivolge a voi più o meno per problemi critici? Oppure ci sono anche, diciamo così, piccole imprese, magari gente che vuole cominciare a mettere su un'attività che... Il nostro cliente è il terzo settore. Noi siamo nati dal terzo settore, siamo piccoli. Quindi, quindi volontariato, sì, e quant'altro. Cooperative, sì, okay, tutto, sì, il mondo del terzo settore. Siamo piccoli, abbiamo un budget che è limitato, dobbiamo fare delle scelte, dobbiamo avere delle priorità. Da alcuni anni ci stiamo aprendo, vogliamo assolutamente aprirci al mercato tradizionale. Però in questo momento comunque il nostro, chiamiamolo core business, il nostro cliente privilegiato comunque è il terzo settore. E lì, lì assolutamente sì, ci sono moltissime realtà nuove che nascono tutti i giorni, per fortuna. Quindi, poi tra l'altro, storicamente il terzo settore è una delle cose che soffre di meno della crisi, perché nasce con altri obiettivi, è il no profit in buona, sì, sostanza. Certo, certo. Quindi nascendo senza la necessità di dover guadagnare dei soldi, e si comporta in maniera molto diversa, quindi magari viaggia più lento ma viaggia più sicuro. Ecco, prima accennavamo al microcredito, tra l'altro... Un Nobel è stato dato proprio per l'aiuto nei paesi dell'area indiana, no? Grameen Bank, ha creato lui la Grameen Bank, e ha prestato ad oggi a circa, non vorrei dire una stupidaggine, ma comunque 150 milioni di dollari a tantissime... Ecco, cos'è il microcredito, tanto per inquadrarlo? Esattamente quello che la parola dice, piccolissimi prestiti.
Se parliamo a livello internazionale nei paesi poveri possono essere 10, 15, 20, 30 dollari. Se parliamo qua in Italia mi pare che il limite sia 5.000 euro come cifra per parlare di microcredito. La cosa importante è che si rivolge a quei soggetti cosiddetti non bancabili, perché sono soggetti che non possono dare garanzie, quindi nelle altre banche non vengono assolutamente ascoltati. Primo perché, come dicevo, è antieconomico e secondo proprio perché non mi offri garanzie. Allora, il microcredito tipicamente, primo, nei paesi poveri viene dato soprattutto alle donne, perché tanto, diciamolo chiaro e tondo, sono loro che hanno la testa più quadrata e che gestiscono meglio il denaro, ecco, statisticamente parlando. Secondo, vengono accompagnati... Si è fatto dei nemici, lo sa, vero? Sì, ma mi sono fatto anche delle amiche. Secondo, viene dato molto spesso con l'accompagnamento di un'associazione locale che quindi ha fatto lei, diciamo così, l'istruttoria sul caso specifico. E terzo, molto spesso viene fatto, diciamo, in gruppo, nel senso che il prestito viene fatto a una persona, a una donna, però questa viene moralmente accompagnata da il suo così gruppo familiare, sì. Gruppo di amici, gruppo tribale, così. Tutto questo permette di avere dei tassi di sofferenza che sono bassissimi, quindi vuol dire che quasi sempre il prestito viene restituito. E qua bisogna aprire una parentesi doverosa, e cioè dire che il povero è la persona al mondo che più al mondo ha voglia di fare per uscire dalla sua situazione di povertà. Non è assolutamente vero che i poveri si adagiano nella loro povertà e che tutto sommato si vivacchiano così. E sono... Quello che ha detto Romney, che il 47% vive sulle spalle dello Stato, non era vero? Non commento, non conosco la situazione americana, io parlo proprio della povertà, quella veramente grave. Il povero in situazione di gravissima indigenza fa di tutto, si inventa, sono le persone che hanno la fantasia più sfrenata di questo mondo, perché per sbarcare il lunario devono letteralmente arrampicarsi sugli specchi. Quindi quando a loro gli dai una piccola spintarella, una minima opportunità da uscire da un circuito che quasi sempre è un circuito vizioso, perché molto spesso il povero è dentro un meccanismo che proprio lo incatena per tutta la sua vita, lui e i suoi figli. Gli dai una piccola spintarella, gli fai comprare una bicicletta per andare al mercato, una macchina del pane, una macchina da cucire, un piccolo forno, un trattore, un 10 polli in più, del materiale, e lui esce, entra in circuito virtuoso e incomincia a creare benessere. Quindi questa è la vera economia reale. Ricordiamoci che tutti i giorni vengono fatte transazioni per 7.000 miliardi di dollari, 7.000 miliardi di dollari tutti i giorni. La stragrande maggioranza di queste operazioni sono speculative, sono scommesse semplicemente sulla variazione di prezzi. La borsa potrebbe lavorare 3 giorni all'anno se lavorasse sull'economia reale. Potrebbe lavorare 3 giorni all'anno. Tutti gli altri giorni lavora su scommesse, su speculazioni che non hanno niente di concreto. In realtà niente denaro reale, ma presupposti. Click su computer. Sentiamo chi ha il telefono. 7:27 minuti primi, ultima parte della nostra trasmissione. Stavamo parlando appunto prima della filiera alimentare con Emanuele Cosamo, chiedo venia per l'accento sbagliato. E anche questo, dicevamo che a livello globale c'è un discorso invece che non è tanto di... perché mi stavo chiedendo come mai c'è la FAO che negli ultimi 2 anni ha lanciato diversi allarmi, soprattutto per i prezzi dei beni di prima necessità come il grano, lo zucchero e quant'altro, prezzi che sono lievitati a volte a dismisura e naturalmente mettendo in seria crisi, in seri problemi i propri paesi del terzo mondo che pur magari avendo la possibilità di avere delle coltivazioni in casa, poi magari ci sono problemi atmosferici come la siccità eccetera, però si trovano a pagare prezzi altissimi soltanto per sfamarsi. Il problema è invece che non è tanto un discorso di produzione. La speculazione finanziaria. La maggior parte della gente non lo sa che i beni alimentari primari, grano, zucchero, riso, eccetera, sono diventate delle cosiddette commodities. Cioè sono semplicemente degli articoli finanziari su cui si può scommettere semplicemente sulla variazione del prezzo. Cioè io non scommetto se il prossimo raccolto sarà più o meno abbondante. Faccio una mera speculazione sperando che il prezzo abbia delle oscillazioni. Io posso scommettere verso il ribasso o scommettere verso il rialzo. Quindi sono pure scommesse, è proprio giocare in borsa nella maniera più deleteria possibile. Le ultime 2 grandi variazioni di prezzi che sono state nel 2008 e nel 2011
non sono state dovute da mancanze di generi alimentari, ma proprio dal gioco degli speculatori. Il cibo ha finito di essere un bene assoluto, un diritto assoluto, è diventato un oggetto di speculazione finanziaria. Punto esclamativo. Ma mi viene in mente un film che poi ripassa per tutti i Natali, che è Una poltrona per due, in cui Di Maggio e Daniel Craig scommettono proprio sul prezzo del succo d'arancia ed è proprio lì che giocano. Quindi la questione è quella. Assolutamente, assolutamente. Le ultime due grandi impennate di prezzo che, come ha detto lei, hanno mandato in crisi intere popolazioni, sono dovute agli speculatori. E da 15 anni si continua a parlare della benedetta tassa sulle transazioni finanziarie, che i più vecchi ricordano come Tobin Tax, e se ne continua a parlare semplicemente perché non si vuole togliere nemmeno una goccia dai guadagni di speculatori. Pensiamo che se applicassimo una tassa solo dello 0,05%, quindi veramente una parte minima, sulle transazioni, quelle che hanno un profilo temporale molto breve, quindi sono proprio quelle speculative, le peggiori, ricaveremo 650 miliardi di dollari all'anno. 650 miliardi di dollari all'anno solo applicando un miserabile 0,05% di tasse. Faccio una domanda, perché quando ha parlato di Tobin Tax mi si è accesa una piccola lampadina, perché l'avevo vista da qualche parte. In pagina 2 del giornale dici: la Tobin Tax è l'imposta cretina che fa solo danni. Perché? Eccolo qua l'articolo che riporta. Scusate, ma chi li stampa i giornali? Chi sono i proprietari dei giornali? Chi sponsorizza i giornali? E mi dà un'argomentazione, quel signore, un'argomentazione matematica? Allora, le due più grandi borse al mondo, che sono la borsa di Londra e la borsa di New York, che conoscono un po' tutti, hanno già una loro tassa locale sulle transazioni speculative. Allora questi signori che l'hanno applicata sono poco intelligenti? Ovviamente i detrattori della Tobin Tax e della tassa sulle transazioni finanziarie ci sono, è chiaro, ma per chi lavorano? Da chi sono pagati? Io non sono pagato da nessuno, quello che dico è quello che penso. Adesso diamo un'occhiata all'articolo, intanto sentiamo chi ha il telefono. Pronto? Si preoccupi. Allora, io volevo leggere un attimo quelle due righe sulla Tobin Tax, perché stavo dando un'occhiata all'articolo del giornale. Dice che praticamente sono ovviamente chi lavora nel mondo finanziario che non è d'accordo con l'introduzione, poi dal 2013, da gennaio, dovrebbe essere introdotta la Tobin Tax. No, è assolutamente tutto ancora nel limbo. E il giornale lo riporta come un dato di fatto, invece, che dal gennaio 2013 dovrebbe essere introdotta la Tobin Tax. E una delle, appunto, critiche. Il secondo, appunto, operatori finanziari dicono che alla fine nessuno di quelli che operano in finanza pagherà un euro in più, perché il meccanismo è semplice: un'imposta sulle transazioni verrà ribaltata sul consumatore finale, oppure per pacchetti di titoli più consistenti le operazioni verranno fatte su mercati terzi. Oltretutto la borsa italiana non è italiana, ma è di proprietà di quella inglese. E quindi tutto questo poi verrà spostato sul bilancio del mercato inglese, quindi nessuno pagherà la Tobin Tax in Italia. Guardi, la Commissione parlamentare di Bruxelles aveva già votato positivamente per l'introduzione di questa tassa. E se ne parla da 20 anni. Io prima ho detto una cifra precisa: tassando solo lo 0,05% si ricaverebbero 650 miliardi di euro all'anno. Ora mi pare che chi ha gli interessi non voglia assolutamente mollare questi 650 miliardi di euro all'anno. Questo è il motivo principale per cui si critica questa tassa, che pur essendo una goccia, 0,05%, sono 650 miliardi di euro all'anno. Quindi capisco benissimo che chi ha gli interessi non voglia mollare quest'osso. Sì, giusto quegli zeri relativi. Esatto. Facciamo un riepilogo un po' abbiamo tirato in ballo diversi argomenti, no, questa mattina. L'economia globale ha dato una spinta, diciamo così, alla conoscenza di quello che succede forse nel resto del mondo. Ma vale la pena, tutto sommato, proprio in base ai discorsi che abbiamo fatto stamattina, recuperare invece quello che è stato in Italia, ma anche nel resto del mondo, negli anni 50, subito dopo la guerra, eccetera, che era più il senso del
di quello che ci abbiamo più strettamente intorno, ma anche dal punto di vista proprio dello scambio di... perché non è, cioè, quello che sembra, non siamo andati meglio in questi anni. Speculazioni, eccetera, eccetera. La nostra situazione non è migliorata dal punto di vista umano. No. Sicuramente ci sarà gente che ne ha guadagnato dal punto di vista economico, ma dal punto di vista umano non abbiamo Concentrazione di capitali è la parola chiave. Sì. Concentrazione di capitali. Le prime 100-200 persone più ricche al mondo hanno il PIL di 10-20 paesi. La virtualizzazione dell'economia ha permesso qualcosa che prima non era possibile, perché se io scambiavo oro fisicamente dovevo averlo in mano. Ancora prima, se scambiavo le pecore come moneta fisicamente, c'era uno scambio che limitava questa concentrazione. Adesso, siccome siamo a livello informatico, siamo a livello di computer, siamo a livello di moneta elettronica, è stato possibile questo. E comunque, in ogni caso, anche tornando a una moneta cartacea, l'esperienza imprenditoriale dimostra che le concentrazioni sono pressoché inevitabili se non vengono studiati dei meccanismi di freno. Quindi comunque grandi gruppi industriali sono cresciuti a dismisura mangiando le piccole realtà. Lo stesso vale per la grande distribuzione con i piccoli negozi. Sì, questo, certo, è proprio il capitalismo sfrenato, il liberalismo che permette questo tipo di crescita smisurata. Che poi d'altra parte ha portato comunque poi a un indebitamento individuale enorme. Perché credo che probabilmente anche proprio il discorso carte di credito, per esempio, eccetera, eccetera, portano tante volte a non avere più il senso della misura. Sì, ma quella chiaramente è una cosa meramente culturale, psicologica. È ovvio, io tiro fuori un pezzettino di plastica, non ho la sensazione... Parliamo anche delle rate, poi, le famose rate, eccetera, eccetera. Questo si riparte sempre al discorso culturale, è ovvio. Nelle scuole elementari, certo, va assolutamente spiegato la dieta mediterranea, l'alimentazione a chilometri zero, i gruppi di acquisto solidale. Andrebbe fatto anche un po' più di finanza di base, perché le persone non hanno competenze che gli servirebbero per vivere meglio, e tutto qua. Quindi potremmo parlare di finanza ecosolidale da questo punto di vista? Bisogna parlare del fatto che le persone devono informarsi. Le persone devono informarsi, devono smettere di delegare, devono diventare da spettatori della TV, devono diventare loro persone che si informano e che non vengono più prese in giro. Perché noi qui possiamo anche dire delle cose sbagliate. Come fa lo spettatore a difendersi? Lo spettatore deve leggere molto di più, informarsi molto di più, e gli strumenti ci sono. E non a senso unico, possibilmente. Ovviamente. Bene, siamo...